Sì, pronto? 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 Sì? Salve, sono il presidente Ciao. onorario dell'associazione Marco Pantani. Ciao Paolo. Pagano, politeista e greco per amore. Aspiro un attimo. Sì, il nostro Paolo. Allora, sono entrato nella tana del lupo, cioè nella. Qui a Bassano c'è la libreria delle Paoline, no? No, la Sotto Cedis. me. La Cedis parli. Sì. E sotto, praticamente sotto Mentite Spoglie, non da Pagano. E ho trovato l'edizione originale in greco dalla Costituzione dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla divina rivelazione dei Vangeli. Costo 50 euro. Veramente Aspetta, sei. non avendo intenzione di spendere 50 euro per un libro infame e criminogeno come il Vangelo, sono riuscito con l'astuzia e con l'inganno a farmi fare la fotocopia del famoso brano di Luca della parabola delle mine. Sì. No. Allora, oggi, se mi permetti, no. Sì, vai pure. Facciamo opera di divulgazione per far conoscere la vera natura di Yeshua di Nazareth, alias Gesù Cristo, che viene fatto passare come agnello innocente, no? Sì. Attingendo dal testo originale, senza interpolazioni. Allora, dice Yeshua di Nazareth, «Sere santos me basilewasi», cioè, a coloro che non vogliono che io diventi loro re, A, fratello, faccio la traduzione simultanea, Sì. e B, autus agagete, conduceteli qui, en prosternu, prostrateli davanti a me, in ginocchio davanti a me, cai catasphasete autos, che significa catasphasete, è un verbo greco che significa trucidare e scannare. Conduceteli qui in ginocchio davanti a me e scannateli, sgozzateli. Ecco, questo è il messaggio originale che si ricava dal Vangelo. Allora, interpretando Platone o Aristotele o Parmenide, noi non possiamo avere il pretesto per sterminare la gente. Invece, interpretando il Vangelo, si può avere il pretesto per poter sterminare i pagani, cioè i Maya, gli Aztechi e via discorrendo. Dunque, arguitela dunque, il messaggio criminale è oggettivamente nel Vangelo e poi hanno il coraggio di chiamarli testi sacri. Per quanto riguarda, un'ultima considerazione, Ci trovo, vai se pure, me la vai permette. tranquillo, vai Per pure. quanto riguarda Marco Pantani è uno di quelli che si è dato la morte per non tradire. Non ha tradito il movimento, lo stop del ciclismo, in posto di sporcarlo e infangarlo, si è dato la morte. Se qualcuno che ha telefonato alle spalle, tu che hai telefonato, sei in grado di darti la morte come Marco Pantani per non tradire, e chiudo. Bene, grazie Paolo. E logicamente appunto Paolo è andato alla fonte, ma si può prendere qualsiasi testo della Bibbia, qualsiasi passo, qualsiasi citazione della Bibbia ed è sempre un qualcosa che ha a che fare col mostruoso, col terrificante, con l'imposizione, con la violenza, con la sopraffazione. E poi i cristiani di fronte a questo voragine di orrore, di mostruosità che è il testo sacro della Bibbia, come tutti i testi sacri delle grandi religioni monoteistiche, perché ogni testo delle religioni monoteistiche contiene sempre il fatto, il giudizio negativo per essere buoni come espressione verso gli altri. Dice sempre che gli altri sono dei peccatori che devono essere convertiti, battezzati, forzati, imposti o uccisi. E questo appartiene sempre alla volontà del monoteismo di discriminare tra chi è sottomesso, tra chi è incatenato e tra chi è libero. Logicamente la libertà per il monoteismo è sempre pericolosa. La capacità di ogni persona di essere libera, di pensare, di conoscere, di praticare, di agire, rappresenta sempre un pericolo, rappresenta sempre qualcosa da condannare, un qualcosa che deve essere impedito. Ricorre proprio in questi giorni, da pochissimo anzi,
l'8 gennaio del 1642 è morto, cioè Galileo Galilei. Galileo Galilei è stato condannato non perché avesse commesso un qualcosa di violento, non perché avesse violato le leggi, ma perché aveva fatto delle scoperte astronomiche che andavano contro i testi sacri, e solo per questo è stato condannato e processato. Sì, pronto? Sì, Carlo, ciao. Ciao. Sì, ho qualche riflessione, qualche dubbio in me, per me e con me. Sì, dille pure. L'interpretatività delle cose, degli scritti, a parte che vengono da epoche remote, siamo giusti che siano univoche? Allora, l'interpretazione è secondaria, quello che c'è scritto è testuale, deve essere capito così. Se poi tu hai delle chiavi di lettura diverse, sono delle chiavi di lettura... Perché ti posso dire che io non leggo, non leggo e non leggo, ma ho paura sempre della pretesa da parte mia, parlo di me, di quello che interpreto io, perché dopo magari al contatto, al cospetto con altri delle stesse scritture, parlando della stessa ente, dello stesso argomento, di tutto la stessa cosa, me ne accorgo che non viene sussunto o assunto in maniera univoca. Sì, però vedi, un testo deve essere capito nella maniera letterale, soprattutto se è un testo in cui dice che è un dogma di fede. Dipende dal tipo di cultura che abbiamo noi. Vabbè, dipende se la società culturale considera la Bibbia un libro di stupidaggini o se lo considera un libro sacro. No, no, non parlo di stupidaggini, parlo di io stupido, io. Che ma nessuno, metto... nessuno è stupido, cioè uno diventa... No, 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 parlo di io, della mia stupidità, quando io sono empio della mia credenza di conoscere all'interpretatività, divento stupido, perché no. Avoco a me... Se tu non imponi della verità interpretativa, capisci? Ma il problema è che se tu dici che hai una verità da dare agli altri, diventa pericoloso. Se dici io parlo della mia esperienza, della mia vita, di quello che io ho vissuto, di quello che ho fatto, ecco, o di quello che desidero, le cose cambiano. Appunto, no. Allora siamo in due e abbiamo due visioni diverse dello stesso scritto, della stessa. Sì, però vedi, io non ho bisogno di importi la mia visione. No, no, appunto che tu non hai bisogno. Ma io non posso avere pure io bisogno di imporre la mia. E allora vedi che cerchiamo, abbiamo già fatto insieme, un salto di cultura. Cerchiamo insieme di vedere se le sfaccettature sono analoghe oppure se c'è qualcosa che io, da stupido interpretatore, non avevo pensato o all'inverso. No, ma vedi, il problema non è della stupidità, è della capacità delle persone di comprendere. Ti dico, non c'è peggior ubriaco di che è... Sì. Scevro di vino e non se ne accorge. Sì. Sì, però il problema è questo qua. Se noi parliamo del concetto che noi cioè esiste una verità e questa verità noi la capiamo e dobbiamo imporre, siamo nel pericolo. No, se... no, non parlo della verità da imporre e non imporre. Parlo delle verità di uno scritto che lo scritto è scritto e basta, è una fotografia immobile nel tempo, sì, ma che si presta a interpretatività di carattere no. molto diverso. Paolo ci ha detto chiaramente, se c'è scritto... Prendete e sgozzate le persone che non volevo che regnasse su di loro, come lo puoi interpretare in maniera diversa? Scusa, mi vieni dentro perché parli per la radio o per il telefono e ti ringrazio, perché di solito capisco bene. No, adesso mi senti? Sì, bene. Se tu prendi la Bibbia e c'è scritto prendete le persone che non volevo che regnasse su di voi, su di loro e sgozzatele davanti a me, cosa puoi capire di diverso? Vedi, tempo fa mi trovavo al cospetto di un gruppo di persone che davano l'interpretazione a una nobile espressione, secondo me, e ero io contro tutti, sì, e dicevo attenzione perché per me è nobile l'espressione, ma ha questo significato, e gli altri le capivo tutto, se si può dire, all'inverso. Sì, però vedi... Io sono stato trattato da scemo, quasi, ma alla fine, prima di chiudere la partita... C'è stata una persona che ha messo in dubbio l'interpretatività della folla nel mio cospetto, e allora la folla si ghiacciò e io ebbi un traduttore. Non vorrei partecipare a una, diciamo, a un convitto di ricerca delle cose, di quelle che c'è sta scritto, della ricerca del capire, e trovarmi al cospetto di persone che hanno un'interpretazione indotta univoca che dopo invece la realtà degli scritti abbiano un altro significato. Ma vedi, lo scritto ha sempre un significato letterale e noi dobbiamo affrontarlo in maniera letterale. Sì, cioè, ma lascia stare la letteralità, quando noi cerchiamo di tradurre non c'è più la letteralità, è il sentire.
No, tradurre cosa intendi per tradurre? È il sentire, il sentimento che si esprime dentro la faccenda. No, tradurre, cioè se tu dici che tu tieni di mettere in pratica un qualcosa che hai letto, va bene, lì può entrare nella tua possibilità. Ma se tu parti dal presupposto che questo libro rappresenti, parlando della Bibbia, si dice che la Bibbia è la parola di Dio e contiene la legge di Dio, l'ordine di Dio. Di conseguenza è soltanto letterale. Una persona che dice io mi rifaccio la Bibbia pensa di avere una verità superiore sì, a te. Guarda, se io ho scritto una frase che significa ghiaccio e qualcuno la massa la traduce in fuoco, noi sì, ci siamo. Ma vedi, ma tu non hai quel potere che ha la Bibbia e non hai la pretesa di essere Dio. No, ma chi è che ha detto? Ma se le mie intenzioni, le mie personali, sono state quelle di scrivere fuoco e la folla le traduce allora, in ghiaccio? Allora, se tu scrivi appunto ghiaccio e poi il tuo testo viene tradotto come fuoco, purtroppo il tuo testo conterrà la parola fuoco perché noi abbiamo soltanto... Vedi, ma sì, ma vedi la realtà delle mie intenti, capito? Allora, basta attento. E quali erano gli intenti diversi della Bibbia? La Bibbia aveva quell'intento e basta, perché noi... Ma perché l'hai detto te? Ma allora, fai, tu hai una verità, scusa. No, io non voglio interpretare. Io lei. Sta attento. La Bibbia sappiamo che è un'invenzione, sappiamo che non è la parola di Dio. Ma non mi interessa della Bibbia. Stiamo parlando della Bibbia, cioè nel senso che. Perché se io scrivo un testo, quel testo vale perché io non ho il potere di imporlo e non ho la pretesa di dire che è la verità. Chi è monoteista ha un libro sacro che dice questo è la parola di Dio. La Bibbia ha un significato letterale, non devo stare sulla lettera di quella parola. Soprattutto perché c'è il pericolo che chi si riconosce in quel testo pretende di avere la verità e di poterti salvare. Perciò è un testo pericoloso. Se noi diciamo c'è una lettura diversa, mi devi dare la dimostrazione di avere un aggancio con lo scrittore originario. E tu sei in contatto con chi ha scritto la Bibbia. Non so se dimissi, cioè a me confondono molte concetti, diciamo. A me interessa il concetto di dire io leggo una cosa e percepisco quella cosa. No, tu leggi quella cosa e poi cioè quella cosa è letterale, cioè se io leggo acqua nella nostra è articolata letterale, non è scritto bianco, è per allora, tutti, scusa, il concetto di bianco. Se è bianco. C'è scritto prendete le persone che non voglio che regnassero di loro e sgozzatele davanti a me, cosa c'è scritto di diverso di questo? Ma c'è scritto sgozzatele o sgozzatevi? Scannatele davanti a me. Scannatele? Sì. Questa qua è una parola che non posso dire. Ti prendi Luca, la parabola delle mine, e poi casomai... Non so leggere, guarda, io ho sentito che parlavate, solo ecco, mi dà il dubbio della interpretatività. Ecco. Se tu appunto ti vai a prendere qualsiasi Bibbia, troverai o sgozzatele o scannatele davanti a me. E cosa puoi capire di diverso a questo? Cioè, anche se io vedo un semaforo rosso, so che la mia cultura mi dice che mi devo fermare. Non posso dire, ma chi ha messo il semaforo intendeva. Un metaforico, come metaforico? Se io passo con il rosso rischio un incidente. Può essere un discorso metaforico. Non è metaforico. Allora, scusa, tu quali strumenti culturali hai? Quali agganci, quali conoscenze, quali elementi hai per dire che là è il punto. Così? Là è il punto. Là è il punto. Cioè, chi emette questo invito, questa frase? Quale strumento era in possesso o è in possesso per allora, non può essere bene interpretato? Per andare, scusa, allora, noi abbiamo la Bibbia. E c'è scritto questo. Io ti dico, c'è scritto questo. Tu mi dici, no, volevo dire questo. Ma come mi puoi dimostrare che era diverso da quello che leggo? Siccome tutti gli scritti si lasciano all'interpretatività. Ma no, scusa. Se io dico sgozzate una persona, significa che di sgozzarla. Io da bambino ho imparato, cambiando argomento, che ogni legge va interpretato a guisa, cioè in condizione delle intenzioni del legislatore. Sì, c'è l'interpretazione autentica, se mettiamo il punto. Allora, se tu sai che esiste l'interpretazione autentica della legge, che chi ha fatto la legge. Di conseguenza, l'interpretazione autentica dice che la legge voleva dire questo, vuol dire quella cosa e basta. Ecco, vedi. E allora bisogna risalire ai tempi e capire cosa succedeva, scusa, cosa sussisteva in quegli ambiti e come possiamo risalire? Come possiamo... Come possiamo dire se si è stata trasmessa nella sua originalità? Allora, a me non mi interessa, a me non interessa. Mi fanno paura quelle persone che avvocano a sé la verità sulla lettura di testi scritti 2000 anni fa. No, perché no? Perché no? Scusa, se questo testo è ancora presente, scusa, uno che legge Saffo, o uno che legge Platone, o uno che legge Socrate, Socrate non dice mai sgozzate le persone davanti a me. Guarda, cioè, Platone quando dice se tutti gli
interpretatori sono univocamente... Ma chi se ne frega? Cioè, se io non ho bisogno di uno che mi interpreti Platone. Prendo Platone e Platone mi dice che la società deve aver cura, deve avere amore per i fanciulli. E invece dall'altra parte sì, abbiamo... Dicendo, è inutile che tu mi porti un passo che è tanto semplice da essere interpretato. Perché, scusa? Che sono molto partiamo, partiamo dalle cose semplici, per le cose concrete e immediate. Semplici, sì, vabbè, ma dopo... Scusa. Scusa, quando Dio ordina a Ezechiele di cucinarsi il suo cibo sulle feci umane per 6 mesi, cosa voleva dire? Cosa voleva dire? Sai no, capire io, un cosa del genere. Io so capire quello che c'è scritto. Significa che Ezechiele allora, per 6 mesi... Fermati là e non commentare allora. Perché non devo commentare? Che basta, scusa, che autorità hai per vietarmi di commentare? Da dove ti viene? Perché mi devo, scusa, perché mi devo fermare qua? Rispondi, perché mi devo fermare qua? Perché mi devo fermare qua? Rispondi! Perché mi devo fermare qua? Perché mi devo fermare là? Rispondi il motivo! Ma perché mi devo fermare là? Allora tu hai la verità! Tu hai la verità! Tu hai un potere superiore a me! Tu dici che sei superiore a me! Ma stai scherzando? Perché mi devo fermare là? Cioè tu dici che tu sei più intelligente di me, che sei più astuto, più con conoscenze e che di conseguenza io non ho il diritto di interpretare questo libro sacro. Dimmi perché. Dimmi perché. Vuoi dirmi perché? Mi copri con la tua voce? Sì, sono libero. Dimmi perché. Se non rispondi ti copro. Io ti dico perché. Dimmi perché. Questa fermati là l'ho detto a me. Non sono capace di... Scusa, allora, noi stiamo discutendo. Allora, perché devi fermarti là? Chi ha il potere di interpretare quella cosa? Cioè, allora, scusa, dici, siccome questa cosa mi dà fastidio, questa cosa mi urta, questa cosa mi scopre, mi fa venire fuori il mio intento, io mi devo fermare e lasciare ai padri della Chiesa, ai cristiani, di interpretare questa parola. Vuol dire questo te? Questo è quello che dici. No, io non voglio dire che gli altri. A me non interessa della religione. Ma sì, ma se tu mi dici io mi devo fermare qua. Cioè, se io, scusa, se io leggo una cosa, quella cosa è comprensibile ed è chiara. Cosa? Sono due cose divise. Come? Dove sono cose divise? Ma dove sono divise? Dove sono? Supporto religioso. Ma quale supporto religioso? Ma dove sta scritto? Allora vuol dire che chi è cristiano ha il diritto di interpretare. Io voglio dire così. Sì. No, lo stai dicendo te? Sì, ma se tu... Ma scusa, tu dici... Perché mi devo fermare davanti a un testo sacro? Io voglio dire sta roba qua. Sì. No, non sto scherzando. Non sto scherzando, te lo sto dicendo seriamente. Te stai affermando una cosa che io non ho detto. Scusa, allora mi hai detto mi fermo lì perché c'è qualcuno che... Io, da un solo testo religioso, ogni persona ha il diritto di pronunciarsi. Stavamo parlando della Bibbia, stavamo parlando della parola delle mine, la parola delle mine dice chiaramente sgozzateli davanti a me. Se tu vuoi portarmi in un contesto religioso, io non ti ho telefonato per questo. Va bene, scusa, da quella stavamo discutendo. Stavamo questa è una trasmissione che ha a che fare con la religione, si è parlato, si è sta attento. Quella trasmissione si chiama Magia, Stregoneria, Paganesimo. Era intervenuto Paolo parlando della parabola delle mine. Tu sei intervenuto su questo. Ora, o hai sbagliato trasmissione, può darsi che tu hai sbagliato trasmissione. Paolo o Carlo, stai attento. Paolo o Carlo danno una loro interpretazione. No! Paolo ha letto il testuale, le cose, di conseguenza non ha dato un'interpretazione. Se c'è scritto nella Luca, parabola delle mine, Gesù Cristo dice... Prendete quelli che non volevo che sorregnassero su di me e sgozzateli davanti a me. Voleva dire prendete le persone che sottomettono l'autorità di Cristo e sgozzatele. Non c'è nessuna interpretazione. Le hai dato la tua interpretazione. Ma no, scusa, c'è scritto. Cioè adesso vuol dire che anche il testuale è sbagliato. Ma bisogna vedere se questo era scritto in senso. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Quello c'è scritto e quello c'è. Quel Gesù Cristo è un Gesù Cristo criminale. E non esiste nessun altro Gesù Cristo. Questo come tante altre cose. Ma no, scusa, non debordiamo, rimaniamo su quell'argomento. Questa frase ha un significato letterale e rimane un significato letterale. Allora, come noi sappiamo nella nostra cultura, che se tu passi col semaforo rosso rischi una rischi una cosa ben corretta. Perciò è chiarissima la cosa, è letterale. Le parole che sono scritte e non metto lingua. Sì. Ti sto dicendo solo di vedere se quella frase ha un significato. No, non ha ha quel significato. Se quel passo è un significato da prendere sotto il profilo
metaforico? No, potrebbe ma dove essere metà, un scusa, profilo di realtà? No, è un profilo di realtà, è un, scusa, è una parabola, perciò è un insegnamento, è un ammaestramento, significa che se... Ma no, è metaforico, scusa. Allora, ma perché, perché questa ti dà fastidio metaforica e altre cose della Bibbia non sono metaforiche? Ma se è tutta una metafora, allora, dai. È tutta una metafora? Se, sì. Allora, tutto? Tutto? No, tutto nel senso... Allora, tu, allora, cioè, no, no, adesso dici, tu dici già, tu dici che tutto... Ma va bene, ma se tu dici che hanno un significato diverso e dici che non tutto è metafora, chi è che ha la regola per stabilire quello che è letterale e quello che è metafora? Ah. Chi è che ha questa regola? Ce l'hai te, me lo dici? Chi l'ha scritto? Ma chi se ne frega chi l'ha scritto? È un'invenzione, è una palla, è una palla a cui credo. Se io dico una bugia e questa bugia viene creduta per vera, noi dobbiamo affrontare questa bugia come una verità, come qualcosa che impone sulla società. Sento, a me viene da ridere perché qualcuno che ha tradotto quello che ha scritto un nobile pensatore del tempo, a mio avviso. Ma quale nobile, qual nobile pensatore? Era, diciamo che era un criminale che ha scritto queste cose, sinceramente. No, ha scritto la Bibbia è una sommatoria di castronate, di cose mostruose. Quello che ha scritto un nobile pensatore di un tempo che è nato 1500 anni fa dopo la Bibbia, che ha scritto che da un povero Cristo è diventato povero Cristo, e che se la guerra sull'interpretazione di sto Cristo, no? Sì. Là del discorso. Scusa, lui qualcuno si è appropriato. Può citare, può citare questo autore? Chi è questo chi è questo autore che ha scritto questo? Che è Brusala, non mi ricordo neanche, che è una via Paola, che non mi ricordo mai il nome. Cosa, Giordano Bruno? Sì, sì, sì. Ecco. Bene. Giordano Bruno ha detto una cosa giusta, che effettivamente Cristo è una cosa immonda, una cosa oscena, una cosa che offende la sensibilità umana. Cristo è un mostro ed è un criminale. Se capiamo mieti, questo punto qua, per chiarire questo punto qua, se capiamo soltanto resta roba, senza capire barufa. Ma io mica mi ho litigato con te, sai, mica sono arrabbiato con te. Nel senso, abbiamo discusso a parole, no, litigato, abbiamo mia mandato a culo, no? Esatto, ma cioè, stiamo discutendo, insomma. Io cerco, vedi, il problema è che quelle persone come te, che quando sentono di fronte al fatto che Cristo è un criminale, si sentono toccate e cercano di svicolare. Ma non si consiglia che sia stato in verità che sia un criminale. No, è nella natura, perché noi, il Gesù Cristo che conosciamo, che possiamo avere, è solo quello della Bibbia. Perciò Gesù Cristo è una figura criminale, mostruosa e terrificante. E di conseguenza è una figura che dovremmo liberarsi e buttare in discarica. No, non è mai esistito, non è mai esistito un Gesù Cristo buono. Sì, il Gesù Cristo che c'è è quello della Bibbia. No, è quello della Bibbia di sempre. Così se parliamo insieme. Vabbè, quando vuoi io sono qua, tanto sono qua fino a stasera alle 8, perciò se è la scheda che mi dà. Bene, ciao, ciao. No, ecco una cosa appunto che è importante da capire, che noi non possiamo di fronte a nessun evento stabilire dei criteri diversi da quello che c'è scritto, da quello che avviene. E questa è la cosa più importante che noi dobbiamo fare. Sì, pronto? Angelo. Ciao. Volevo chiarire un concetto. Tanto in quella parabola non è il Cristo che parla, ma parla di un padrone. Che sì, esatto. Peggio ancora, perché dice... È peggio ancora, perché se avesse detto io come figlio di Dio è solo lui, invece questo è un ammaestramento che dà anche a tutti quanti i suoi seguaci, perché dice ai suoi seguaci che dovete fare questo, perciò dà un insegnamento peggiore. Solo una cosa, anch'io una volta ero un pagano e poi mi sono autorinnegato. Va bene, ognuno ha le sue disgrazie. Dai. Pensiero finale, io non sono assolutamente cattolico, pronto? Sì, ti sento. Mi senti? Mi senti adesso? La verità che porta lo Steiner sul Cristo, mi sembra che bisogna tenerla in considerazione. No, assolutamente no. Steiner, posso... mi senti adesso? Sì, dicevo, le verità che porta lo Steiner sul Cristo. Allora, prima di tutto non esiste una verità, secondo di tutto possiamo prescindere anche da Steiner. Steiner logicamente non poteva accettare una figura di Cristo mostruosa e criminale e se ne è inventata un'altra. Ma però non era cattolico.
Vabbè, ma è cristiano, i cristiani sono cristiani, cioè nel senso che se credi in Cristo sei cristiano e di conseguenza di fronte a un Cristo mostruoso e criminale hai bisogno di inventartene uno buono che ti permetta di vivere e dici che non voleva dire questo, in realtà Cristo in tutta la sua predicazione è un essere criminale e mostruoso, da lì non possiamo scapparci, che poi questo ti faccia ferire, ti faccia star male, che tu abbia bisogno di trovare un palliativo, un qualcosa che calmi la tua sofferenza è un problema tuo, ma finché non riconoscerai che Cristo era un criminale, era un mostro, vivrai sempre nel dubbio e nel bisogno di salvarlo. Beh, io vi auguro soltanto di redimervi per la vostra... Perché mi devo redimere, scusa, Cioè, vedi che la tua presunzione, tu reputi di essere nella santità, nella salvezza, di essere superiore a me e che io ho bisogno di redimermi. Come vedi, l'indicazione di Cristo di sgozzare gli altri è già significativo, perché io non dico che tu sei peggio di me, io non dico che tu sei inferiore di me, ma tu dici io sono l'eletto, no, io sono quello che ho compreso Cristo, tu ti dici, voi vi dovete redimere, redimere da cosa, scusa, cioè, sta attento, o tu ti metti alla pari con noi, no. E pari da persona normale, dice, ma tu non dici alle persone che si devono redimere. Redimere. Non io tu, da cosa mi devo redimere? Dimmi perché. Intera, non tu, io faccio parte dell'umanità, di conseguenza se tu mi dici di redimere ti dico assolutamente no. Mi spieghi da cosa mi devo redimere? L'umanità si deve redimere da cosa? Dal fatto di aver riconosciuto che Cristo è un mostro, che è un criminale. Dall'ignoranza e dalle... E allora, da quale ignoranza? Se le persone anche la persona ignorante, se la persona ignorante riesce a vivere, significa che la sua ignoranza gli permette di vivere. Di conseguenza, l'ignoranza non è fatta dal fatto che non abbia letto i libri di Stein. L'ignoranza è il fatto da rinunciare alla propria esistenza. Perciò le persone possono anche non aver letto una sola riga, ma avere una qualità di vita enorme. Significa chiaramente che tu reputi il fatto di sottometterti essenziale e che le persone si devono redimere in questo senso. Le persone devono vivere, non puoi dire alle persone di redimere, perché significa che dai una valutazione moralistica in cui dici voi siete delle bestie, siete delle pecore, degli incapaci, potreste essere meglio. Le persone hanno diritto di essere quello che sono e le persone vanno accettate per quello che sono. Tutto quanto là. Io non direi mai a nessun altro. Io lo reputo un insulto, un'offesa, dire un altro ti devi redimere. Ma io l'ho detto solo, io non sono mai stato cattolico, ero pagano. Ma tu sei cristiano, è la cosa peggiore, capito? Perché almeno un cattolico ha una parvenza di retaggio di roba rubata al paganesimo. Ma i cristiani... Io sono pagano, grazie a Steiner. Vabbè, povero Steiner. Pagani e pazienza per voi. Pazienza. Vedi che il tuo animo, chiaramente, quello da persecutore, è da considerarsi un eletto, da considerarsi superiore, diverso e più capace degli altri. Questa è la tua caratteristica, perché dici, io ho raggiunto l'illuminazione, io ho raggiunto la conoscenza. Se dici che gli altri si devono redimere... Dimmi. Io non ho raggiunto niente, ho solo capito che devo redimere. Tu hai capito, gli altri non hanno capito, allora gli altri sono tu sei intelligente, gli altri sono ignoranti, perché tu hai capito. E noi che siamo tutti ignoranti perché non abbiamo capito quello che hai capito te. Vedi dov'è la presunzione? Ma no, non è presunzione. Sì, perché dice, sai, io ho capito. E allora noi che non abbiamo capito quello che hai capito te, siamo ignoranti. Non è che non l'avete capito, non volete capire. Ah no, saluto. Grazie, buonasera. Ciao. Come vedete, la presunzione di un cristiano, questo autore, questa persona che è intervenuta, non è neanche cattolico, è cristiano, e dice chiaramente, io considero gli altri che devono redimersi, che devono capire, perché io che sono cristiano, dice, io sono l'eletto, sono quello che conosce le cose, che sa le cose, e voi siete ignoranti, voi siete sottomessi, voi siete peccatori. Vedete che questo ascoltatore, da buon cristiano, si è letto la parabola delle mine, in cui Gesù Cristo dice prendete le persone che non volevano che regnasse su di loro e sgozzatele davanti a me. Lui non lo fa certo in maniera letterale, lui non viene a prendere un coltello a sgozzare le persone, però in certo senso comincia a dire alle persone voi siete ignoranti perché pensate una cosa diversa, voi dovete capire perché io ho capito. Vedete dov'è il pericolo del pensiero cristiano, del considerare l'immagine positiva di Gesù Cristo, di pensare che un Gesù Cristo dica qualcosa di buono. Questo ascoltatore ha dato la dimostrazione concreta. Questo ascoltatore non credeva nella Chiesa, non credeva nel Papa, ma credeva in Gesù Cristo e disse voi dovete capire. Noi cosa dobbiamo capire? Perché dovremmo capire? Perché dovremmo adeguarci alla tua visione del mondo? Perché reputi la tua visione del mondo superiore alla nostra? Perché reputi inferiore alla nostra capacità di vivere alla tua? Soltanto perché tu dici che tu hai arrivato a Cristo tramite Steiner. Anche tu dici il fatto che io mi sono sottomesso, il fatto che mi sono preso un Cristo come volevo io, mi dà il diritto di impormi su di voi. E questo ascoltatore ha dato la dimostrazione chiara che la Bibbia deve essere presa alla lettera, deve essere presa nel suo significato letterale.
questo ascoltatore ha dimostrato che ogni cristiano pensa, se poi non lo fa materialmente è un problema secondario, ma ogni cristiano pensa e segue l'ordine di Cristo. Cristo dice alle persone: prendete le persone che non vogliono regnare su di loro e scortatele davanti a me. Adesso i cristiani hanno la fortuna per noi, la sfortuna per loro, di non poter più sgozzare le persone materialmente. In questo momento si possono limitare a dire alle persone: voi dovete capire, voi dovete conoscere, voi non avete conoscenza, voi siete ignoranti. Ma se questi cristiani avessero il potere, avessero la capacità, l'inquisizione e i roghi sarebbero una realtà concreta e immediata del nostro paese, della nostra società. Perciò ricordatevi sempre che la figura di Cristo, in tutte le sue varianti, è sempre una figura criminale e mostruosa. E finché noi non ci toglieremo dalle scatole quella figura criminale di Gesù Cristo, noi saremo sempre in pericolo, perché Gesù Cristo è il pericolo per la nostra vita, per la nostra società, per la nostra cultura. E di conseguenza state sempre attenti a chi vi racconta di un Gesù Cristo buono. In realtà chi vi racconta di un Gesù Cristo buono lo fa perché vi dà qualcosa a cui abboccare, vi avvelena, vi uccide, vi intacca, è un pericolo per la libertà delle persone. Perciò ricordatevi che la figura di Cristo è la figura più terrificante, più mostruosa, più criminale che la nostra storia abbia avuto. State attenti a chi vi dice che esiste un Gesù Cristo buono, perché questo Gesù Cristo buono serve soltanto per ingannarvi, intrappolarvi. Bene, il tempo è scaduto, mi dispiace non poter dare spazio agli altri ascoltatori. Io vi ricordo che sarò in trasmissione questa sera dalle 19 alle 20, che su internet trovate tutto cercando paganesimo, politeismo, paganesimo politeista, paganesimo e così via, che volendo su Yahoo c'è una mailing list che si chiama Paganesimo, e chi vuole dibattere con noi può trovarci anche su internet. Ciao a tutti, ci vediamo questa sera.